guarda intorno a te, vedrai occhi che parlerebbero, ma c'è solo del silenzio. Ciao Felice, questa lettera è per te. Una lettera aperta in cui ogni singola parola è scritta dalla moltitudine di gente che si è stretta attorno al tuo caso. Caro Felice, tutto pronto per un altro importante evento pensato per continuare a credere nel tuo sogno, che ora è anche il nostro. Vederti inseguire la speranza di una guarigione difficile, ma non impossibile. Sconfiggere una volta per sempre l'epidermiolisi bollosa che ti affligge sin dalla nascita, rendendoti un bambino speciale, un bambino farfalla. Tutto pronto per quel concerto che domani a Barletta ti vedrà protagonista, tu, mascotte di libertà e speranza. Molti i biglietti venduti, ma si può fare ancora di più per raggiungere quel traguardo chiamato America. Abbiamo stampato all'inizio 2640 biglietti, li abbiamo venduti tutti e venerdì pomeriggio abbiamo deciso insieme di stamparne altri 500, perché la gente continua a chiamarci perché ha bisogno, ha voglia di essere solidale con Felice. Sono convinta che entro domani venderemo tutti. Parteciperanno i Forgei, questo gruppo delle Marche, parteciperanno tre scuole di ballo, la numero 1, la Star Gym e la C-Quadro Style, Corrado Cardone in Arte Rados con uno spettacolo di giocoleria e focoleria. Colgo l'occasione per ringraziare anche le ragazze che con me hanno contribuito all'organizzazione di questo. Parlo di Anna Di Matteo e di Anna Piazzolla. Società civile e religiosa tutta unita per la stessa identica causa. E la famiglia Guastamacchia ringrazia. Per il bene comune si sta mobilitando tutta la Puglia, perché non soltanto la nostra diocesi, non soltanto il nostro arcivescovo ha dato il beneplacito. Ho sentito qualche minuto fa Michele Guastamacchia, il papà di Felice. Ieri sono stati ricevuti dal Santo Padre Francesco. Gli ho detto: Michele, guarda, l'unica cosa che tu devi chiedere è al Papa, che è il vicario di Cristo, è una preghiera sul bambino, una preghiera perché ottenga la guarigione, perché così possa essere glorificato Dio, che è il Dio dei viventi e non dei morti. Prima grande battaglia superata, sconfitta l'indifferenza. I Forgei, che domani ascolteremo, c'è questa canzone che si chiama Occhi tra le stelle, proprio dove il messaggio è questo: noi ci stiamo arrugginendo, quindi dobbiamo darci una mossa e dobbiamo guardare negli occhi della gente, anche quando ci sembrano indifferenti, dobbiamo saper cogliere negli occhi delle persone che incontriamo una storia. Allora vi aspettiamo domani tutti all'oratorio di San Filippo alle ore 21 per un concerto di beneficenza, tutti per Felice. E allora countdown iniziato e domani tutti insieme per stringersi attorno al piccolo Felice. Forza, piccolo grande ometto. Credici, credici, credici che vedrai poi che quello sguardo è per te, con gli occhi distanti, persi dei passanti, anche pochi.